Beh, sai, io che ogni anno faccio il contratto con RCS per le tappe, queste due tappe le abbiamo volute fortemente, l'arrivo a Padova è stato iconico dopo 24 anni e poi questa grande tappa dall'Alpago, da Fara d'Alpago per arrivare direttamente in quel di Bassano passando attraverso le colline del Prosecco, anche ricordiamocelo poi con i Grappa, il mitico Grappa, direi che questa come al solito è la tappa fondamentale perché è la tappa del sabato che precede la fine del giro che è la domenica, quindi la tappa sostanzialmente che virtualmente investirà la maglia rosa fino in fondo. Ecco, ieri una grande vittoria di Andrea Vendrame da Santa Lucia di Piave porta in alto anche nel ciclismo il nome dei Veneti. Ma Andrea è stato strepitoso, fantastico, è il nostro orgoglio, io spero veramente, gli auguro che possa anche vincere questo giro prima o poi, e comunque ha dimostrato grinta, passione e determinazione. Dall'altro dico anche che siamo ancora la regione più ciclistica e piena di praticanti d'Italia, quindi la bicicletta qui ce l'abbiamo nel DNA, prova ne sia, insomma, come dico io, non c'è giro senza Veneto, non c'è Veneto senza giro.